Una delegazione del PD a Lampedusa per monitorare la situazione della Sea-Watch. La situazione è surreale, una violenza inutile su decine di persone che scappano da un paese in guerra. La Sea-Watch è entrata nelle acque italiane, adesso va fatta entrare nel porto e vanno sbarcate e assistite le persone che appunto da decine di giorni vivono una situazione di stress fisico e psicologico inaccettabile. Siamo qui per capire perché questo non stia avvenendo. Adesso ne chiederemo conto alle autorità che hanno assunto questa decisione e cercheremo di capire se ci sono delle motivazioni che evidentemente, per quel che pensiamo noi, sono solo politiche strumentali, e chiederemo che appunto sia garantito l'accesso al porto nel minor tempo possibile. Direi che cessi questa disumanità, questa insensibilità verso 40 persone che non sono un pericolo per nessuno se non per se stessi. Ci deve essere misura nel comportamento anche della fermezza, e questa misura è stata ampiamente superata. Il ministro dell'Interno dovrebbe preoccuparsi di fare accordi per la ricollocazione dei migranti, cosa che non ha fatto, di discutere con i suoi colleghi dell'Interno alle riunioni in cui lui non partecipa, piuttosto che prendersela con 40 persone. L'Italia, credo, l'Italia tutta guarda questa cosa con un enorme senso di stupore e cogliendo una sproporzione di disumanità, ripeto. Ci sono vescovi che sono proposti di accogliere queste persone, non c'è nessun pericolo per nessuno, è una crudeltà inutile inflitta, ripeto, ai più fragili tra i fragili, quindi qui non si tratta delle politiche dell'immigrazione, qui si tratta di buon senso e di umanità. Ora a questo punto ci sembra naturale che la Sea-Watch possa entrare in porto, attraccare e che si possa concludere questa assurda e indegna odissea. Naturalmente il comandante ci ha risposto che dal suo punto di vista, sulla base delle norme e evidentemente delle indicazioni che arrivano da autorità superiori, non è nella condizione di poter dare questa indicazione. Noi abbiamo chiesto che cosa intenda fare rispetto al fatto che il comandante ha dichiarato lo stato di necessità, che quotidianamente arrivano rapporti da parte dei medici di bordo che indicano che questo stato di necessità si sta aggravando. Ci ha riferito che ha inviato quotidianamente questi rapporti a tutte le autorità competenti, compresi altri ministeri, tra cui quello dei trasporti, quello della salute. Noi naturalmente chiederemo conto a tutte le autorità già dalle prossime ore su che cosa intendano fare, e abbiamo detto al comandante che per parte nostra saremo qui e siamo qui per tentare di fare in modo che questa odissea si concluda.